Benvenuti ad una puntata speciale di Siracusa si sposa. Siamo qui presso l'Open Land per presentarvi la quinta edizione del Salone della Sposa che si terrà il 10 e l'11 ottobre. Bene, io ho il piacere di presentarvi oggi Acustica Duo Live, Angelo Guerrino e Nastasia Amenta insieme a DJ Cromo. Bene, io vi do il benvenuto, come state? Grazie intanto di averci venuti qui, buongiorno a tutti, stiamo bene, per fortuna insomma un po' stanchi perché siamo reduci da un po' di serate, per fortuna aggiungerei, niente, che dirti, noi siamo sempre attivi, quindi abbiamo colto questa occasione al volo, quindi per questo ti ringraziamo. Angelo, intanto io ringrazio voi, però io inizierei subito a farvi una domanda. Voi vi occupate di intrattenimento musicale al matrimonio. Come si presenta la vostra formazione? Allora, innanzitutto parto col dirti che chiaramente sì, ci occupiamo dell'intrattenimento musicale in quanto il fulcro della nostra esibizione è proprio la musica dal vivo, sì. Che è, insomma, io insieme a Nastasia proponiamo ormai da un po' di tempo, mm-hmm. Però in effetti non facciamo soltanto musica dal vivo perché il nostro, diciamo, la nostra serata tipo ovviamente è fatta anche di DJ set, infatti Riccardo è il nostro DJ di fiducia, l'amico imprescindibile, diciamo, no? Certo. Che è inseparabile ormai da molto tempo e quindi ci permette di affrontare una serata un po' più completa, però grazie anche ad altri nostri collaboratori, mm-hmm. aziende partner, riusciamo anche ad avere un ventaglio di offerta molto più ampio, quindi soddisfare tante, certo, richieste dei nostri sposi, che ovviamente sono esigenze differenti da matrimonio a matrimonio. Certo, certo, sai benissimo, nonna, che ogni matrimonio, sì, è storia a sé, sì, quindi intanto, diciamo che grazie a questa flessibilità riusciamo a soddisfare esigenze molto diverse l'una dall'altra. In base, insomma, anche a quello che gli sposi richiedono in quel, certo, momento. Ma anche che tipologia di musica gli sposi scelgono durante, guarda, il matrimonio. Io ti faccio rispondere da Anastasia, mm-hmm. che so che lei è bramosa, okay, di parlare al microfono. Quindi, Anastasia, noi che tipo di musica proponiamo? Che genere musicale scelgono gli sposi durante, appunto, il matrimonio? Allora, noi, diciamo, il nostro obiettivo comunque è di realizzare un matrimonio elegante, raffinato, mm-hmm. Non scontato. Quindi, diciamo, tendenzialmente durante la cena facciamo musica bossa nova, comunque qualcosa che comunque jazz, non... blues, sì, qualcosa che non è, diciamo, non crea nemmeno fastidio, perché esatto, spesso e volentieri, come sappiamo, sì, cioè gli invitati, ok, gli sposi scelgono un genere di musica che a loro piace, però poi gli invitati, esatto, poverini, che poi magari risulta essere troppo presente, invadente, in questo modo invece penso che comunque siano sempre soddisfatti, perché, certo, certo, diciamo che è un genere di musica comunque, sì, piace, esatto, che, diciamo, racchiude un po' il gusto di, mm-hmm, tutti. Intervengo col dirti che, certo, noi abbiamo scelto innanzitutto una formazione che ci permettesse di avere dei volumi adeguati al momento, mm-hmm. Quindi se hai l'esigenza di essere un po' più invadente, per usare il termine che ha usato Anastasia, che è perfetto, sì, infatti, abbiamo modo di esserlo, ma nel momento in cui c'è una cena, o meglio, sì, comunque la cena, il pranzo, nel momento in cui la gente sta al tavolo, abbiamo modo di permettergli di conversare, che sembra, esatto, una cosa banale, ma in realtà è fondamentale. È importante. Proprio per discorso. Questo nasce l'esigenza del duo, che poi nasce come un duo acustico, ma in realtà, grazie all'ausilio anche del nostro DJ, e ora vediamo anche in che modo, mm-hmm, noi stiamo cercando un attimino di diffondere gli aspetti del DJ set e della musica dal vivo. Dal vivo, infatti, che è, secondo me, una
Sì, abbiamo scelto anche tra l'altro un repertorio un po' particolare. Infatti noi abbiamo scelto di, vabbè, vuol dire, lo fanno in molti probabilmente, certo. Ognuno a modo suo. Certo. Quindi ma... noi del resto ma voi giustamente a modo nostro, vabbè, del vostro genere. Esatto, e quindi abbiamo scelto di fare tutta una raccolta di cover più o meno famose di artisti e di generi molto differenti l'uno dall'altro, rifatte in maniera, diciamo, più non voglio dire elegante, ma quantomeno che ti permetta di avere un ritmo innanzitutto crescente durante la certo. serata, e così da coinvolgere comunque anche i partecipanti, sì, che è esattamente importante. E poi essere sempre e comunque innovativi. Certo, ma c'è un momento emozionante nel matrimonio? C'è, dove... vuoi rispondere tu? Beh, i momenti penso, emozionanti il momento sono... emozionante, ma che crea anche un'emozione anche a voi. Ce ne sono parecchi, ce ne sono parecchi, e sono quelli voluti fortemente dagli sposi. Infatti. Perché lì dove c'è un momento che potrebbe essere il lento, ma a volte ci sono dei momenti in cui noi non ci aspettiamo che ci sia quel carico emozionale. Sì. Che potrebbe essere anche un ingresso, una lettera letta da un amico, capita spesso, certo, tante infatti. Dediche. E quelle più particolari. Particolari sono e più personalizzate sono e più arrivano. E diciamo anche noi, ovviamente, le emozioni le subiamo anche noi in prima persona. Poi c'è chi si rivede dietro queste emozioni, quindi inevitabilmente la riuscita della serata, c'è anche questo fattore molto importante. Certo. E normalmente, Angelo, quanto tempo prima vi contattano gli sposi? Ah, non c'è una regola, in effetti. Non c'è una regola. Diciamo che così, se parliamo di statistiche, ti direi un anno e mezzo prima. Mm-hmm. Proprio perché comunque quella, diciamo, è la situazione ideale. Certo. Perché, come sai, come dicevo prima, ogni matrimonio è storia a sé, e ovviamente abbiamo bisogno di fare degli incontri preliminari con gli sposi proprio per capire le esigenze o i gusti, semplicemente. Certo, no? Però ti posso dire che è capitato anche di essere contattati 3-4 settimane prima, quindi un mesetto prima, e rimanere. Tant'è vero che avevo letto nel messaggio di una sposa settembre. Quindi ho detto, vabbè, settembre, ho pensato nel 2021. Dell'anno prossimo. No, in realtà era settembre adesso. E ho detto, ah, aspetta, come? Quindi diciamo che non c'è una regola. No, possono c'è. Contattarvi in qualsiasi momento. Esatto. Bene, ma cosa presenteremo? Cosa presenterete al Salone della Sposa? Allora, io ho spoilerato in realtà, no? Proprio perché comunque chiaramente veniamo da mondi molto differenti. Io, Anastasia e Riccardo DJ Cromo. Ma neanche tanto. Sì, no, in realtà lui, io ho un'immensa fortuna e stima chiaramente di Riccardo, non potrebbe essere altrimenti. Lui non è solo DJ, lui è un ottimo cantante, un ottimo musicista. Quindi, riassumendo, noi stiamo cercando di fondere i nostri repertori innanzitutto, ma proprio di contaminarci nel modo di affrontare la serata, il matrimonio in sé, che... chiaramente il mio, come hai capito, io sono il chiacchierone del gruppo, sì, anche infatti. Se comunque loro devo dire che mi tengono testa, quindi dicevo di contaminarci in modo da far suonare lui fuori dalla console o anche all'interno sulla sua console, e chiaramente noi suonare su di lui o viceversa, quindi noi con la musica dal vivo suonare su di lui oppure fare intervenire lui sulla nostra musica. Certo. E allora cosa facciamo? Invitiamo i nostri sposi? Ovviamente. Quando? Venite numerosi 10 e 11 ottobre qui all'Open End per questo Salone della Sposa, insomma. Alla quinta edizione del Salone della Sposa, Siracusa si sposa, vi aspettiamo il 10 e l'11 di ottobre. E tante novità vi proporranno il DJ Cromo e Acustica Duo Live. Grazie e a Grazie. Presto.